Enrico è stata, se vogliamo, un'esperienza sottolineiamo anche formativa? Ma sicuramente, sicuramente, anche se per noi che abbiamo i capelli bianchi, certe cose non è che ci sciocchino più di tanto ormai, però poi toccare con mano, entrare dentro una casa di detenzione è sempre un certo effetto. E qual è il messaggio che parte da Enrico Guarneri? Rivolto ai detenuti. Rivolto ai detenuti? Beh, insomma, io. che, che quando diventano ex detenuti rimangano tali. Quindi comportarsi secondo quelle che sono le leggi con molta pazienza, perché io capisco, non è facile a volte la disoccupazione, la mancanza di lavoro, ci vuole molta pazienza, se si è ex detenuti rimaniamo ex detenuti, fate in modo di non tornare più. Salvo, è stata un'esperienza bella, formativa, affascinante se vogliamo, eh, che voi avete assecondato subito grazie all'iniziativa promossa dalla Proloco. Ma credo che noi che facciamo questo mestiere abbiamo il dovere di andare a portare un po' di gioia, di serenità, di divertimento nei luoghi di sofferenza. Noi andiamo negli ospedali, andiamo nelle case di cura, andiamo nelle mense sociali, andiamo a trovare i bambini, gli anziani e quando ci invitate, quando ci invitano veniamo anche a fare spettacolo nelle carceri, che sono luoghi di sofferenza dove chi ha sbagliato paga la propria pena, ma dove anche chi ha sbagliato ha diritto a vivere in maniera dignitosa, quindi anche a vivere momenti come questi che noi abbiamo regalato. A loro, cioè momenti di divertimento, di simpatia, quello che noi sappiamo fare abbiamo fatto anche per i detenuti, del resto eh, Gesù nel giorno del giudizio ha detto ero carcerato e siete venuti a visitarmi, quindi eh, è un'opera Importante, io mi complimento con tutti coloro i quali lavorano nelle carceri per portare cultura, istruzione, divertimento, svago e lavoro anche a chi, lo ripeto, ha sbagliato e paga la, la propria pena. Quindi non è la prima volta e certamente non sarà neanche l'ultima, noi siamo sempre a disposizione, siamo anche personaggi amati e popolari e quindi con i nostri messaggi positivi arriviamo anche più facilmente al cuore della gente.